orfi di Ivrea è divisa in tre: Ivrea, Rivarolo e Chivasso. Ma delle tre, culturalmente e anche religiosamente, il primato era di Rivarolo. C'è stata la questione quando morì Don Capirone, allora la gestione, perché aveva mandato Don Osso per vedere di riunire tutta la città in una sola parrocchia, come si pensava, e poi alla fine la Strambino, dove c'era il vicario generale Costanzo, vennero tutti e decisi che San Michele prendeva un pezzo della parrocchia che era in via Torino, che restava San Giacomo con Don Mabrito, quindi erano contenti quelli di San Michele perché avevano un po' di parrocchia in più, ed erano contenti quelli di San Giacomo perché avevano Don Mabrito come speravano. Io avevo proposto di fare tre centri, le tre città, ma poi dissero no, finisce che noi dividiamo un po' la diocesi. Bene, io credo davvero allora è un grazie che Rivarolo, come c'è stata Ivrea che ha mandato la cittadinanza onoraria, mi fa capire insomma di come sono riuscito nel primo anno visto, il secondo previsto e poi il terzo provveduto, che siamo riusciti insieme a camminare, ecco, per il mondo nuovo, per una chiesa nuova. È vero che il concilio è stato un po' soffocato, ma questo mica fate la spia, perché è la camera quando scrive, dice quanto ho insistito col Papa per dire come ha fatto una commissione per l'attuazione della liturgia, e c'è stato, faccio una commissione per l'attuazione del concilio, cioè, se no rimane in mano al Vaticano, come si fa a lasciare il concilio in mano a quelli che non l'hanno mai voluto? Così diceva lui. E poi c'è stato il 68, perché ricordo che durante il concilio i più contenti erano fuori della chiesa, dentro la chiesa c'è qui c'è da cambiare, fuori dopo 20 anni dalla fine della guerra, c'era bisogno di libertà, e dicevano se cambia la Chiesa Cattolica possiamo cambiare tutti. E poi non siamo riusciti a portare veramente, allora hanno cambiato loro nel 68. Direi che è stato un po' il fatto che noi non abbiamo saputo subito realizzare questo rinnovamento che il mondo aspettava. Ecco, grazie allora per la cittadinanza onoraria di Rivarolo, che è un nuovo segno, ecco, che la popolazione, nonostante tutto, mi ha accettato e mi ricorda ancora. E proprio perché devo tanto, come Pasquisti per la pace, alla diocesi di Ivrea, si è saputo attuare i concili. È uscito 3 giorni fa un libretto, Il mio Concilio Vaticano II, prima, durante, dopo. Nel dopo dico che devo alla diocesi di Ivrea si è saputo realizzare qualche cosa del concilio. Grazie. Grazie a Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, ultimo testimone tra i vescovi italiani del Concilio Vaticano II, che con la sua lunga e intensa azione pastorale ha fatto della diocesi di Ivrea e del Calabrese riferimento preciso nel panorama ecclesiale italiano e internazionale. Per la vicinanza e l'affetto da sempre dimostrati verso la comunità di Rivarolo, sia in ambito religioso che civile, la città concede con sincera gratitudine la cittadinanza onoraria di Rivarolo Canavese. 29 settembre 2019. Grazie a tutti. Bishop Luigi Bettazzi was one of the last living Council Fathers. Centenary on November 26th, he died
on Sunday, July 16, 2023. After the Second Vatican Council, he was Bishop of Ivrea from 1966 to 1999, multiplying calls for peace and dialogue. To Monsignor, he preferred to be called Father. By virtue of the commitment made in the Pact of the Catacombs on November 16, 1965, a few days before the closing of the Council, some 40 Council Fathers, mainly from Latin America, descended on the Catacombs of Domitilla in Rome to celebrate a chalice to ask fidelity to the Holy Spirit. In the end, all the bishops signed the famous covenant by which they exalted the brothers in the episcopate to lead a life of poverty, a church servant and poor, as Pope Saint John suggested. His state of health has deteriorated in recent days to such an extent that the current Bishop of Ivrea, Eduardo Celato, had invited the faithful, the priests, and his relatives to pray. Let us accompany Bishop Betazi, who is moving lucidly towards the celestial sunset. Our prayers support him. After a few public outings, including the March of Peace, for which he had never missed an appointment, Bishop Betazi has remained confined to bed in recent months. He was assisted day and night and received a visit each morning from one of the diocesan priests who concelebrated Mass with him. May his soul rest in peace, and thank you so much for watching.